Uè o Fevelin di... Dinimi sa e Giamaica a son in linee d'aria quasi 9000 km, ma le distanze a poi din anche essi più curti di ce casamense, per esempio, tal miece è un progetto musicale originale. Benvenuti a chi ci su Rai Radio 1 e in streaming su fvg.rai.it, sono Oscar Puntel, in cash program curato di Claudia Brugnetta. A miege strade fra Friuli che sta de Sant'Ille e a miege strade fra reggae e hip hop, al nas l'ultimo lavoro di DJ Tubetta, si chiama Prize All My e al Yolde collaborazione dal Chiantant che arriva a Ponda Giamaica, Mickey Luce. Di questo favelin dunque è con DJ Tubetta, le nostre ospite, chi te studis di Udin, benvenuti intanto. Grazie a voi altri dall'invito. Tubetta, questa è veramente una canzone a sud lavorare sulla rete? Esattamente, ho conosciuto che è sfantato Mickey Luce su Facebook e un dopo ho detto, bon dai, tacchino subito a mettersi in vore, quindi ho detto, bon, provo a organizzare una sessione là in Giamaica con i musicisti, faccio un ritmo quindi circa come di ball, circa in 90 e via, lui l'ha registrato, via, bim bum bam, fatto il lavoro. E ti ha mandato la base a te Animis? Mi ha mandato la base, parte dei suoi vocali e io ho fatto stesso. E dopo ci si è scambiato il file in pratica? Esattamente, il file ancora viene avanti in daur per chat, anche le indicazioni via WhatsApp, che è stato avendo un delirio, poi c'è che dotti in forma scritta, ci ridispiegai mix e chi fa scusa e fa scusa, e fin a son di stress, anche di tensione, poi c'è che non sapevi se il file mi arrivava, no? Non conoscevi il personaggio, però hai sentito qualche canzone che al diseva Robby su Nevore Series, allora dite, bon, sarà serio come calchiante, e così è l'estate. Troppo tempo se sono stato a fare questo lavoro? Circa un 15 dis, superiore. E mai chi l'ultimo l'ha sto conosciuto? L'ho conosciuto in Facebook e ci rende cognosi giamaicani, perché ho studiato l'immigrazione giamaicana in Italia e scuvergiù che non andare in tanti, allora ci rende giamaicani in Italia, ho ricevuto i cognosi tipici che andavano in Trentina, lui appunto ha un cognome Grant, quindi è un cognome un lavoro tipico, e l'ha saltato fuori lui, perché la via non tanti in Facebook, per via che non tanti in Bezze, quindi tu becchi si entra troppo al mondo, poiché in Italia. E c'è stata subito un'interazione, una specie di, insomma, feeling musicale? Sì, perché lui ha circa, penso, un 20 anni che fa che roba qua, quindi ha un stile, un lavoro in 90, quindi non è d'accordo sulle tematiche, se anche sulla maniera di cantare. Ecco, traducendo un po' il titolo, si intitola questa canzone Laudale Altissimo, no? E dunque sì. Poi in dia là una fonda religiosa? Sì, ha una fonda proprio religiosa, perché con commenta cattavore vendite c'è argomento trattino. La prima idea era magari di trattare la nostra zona, la sua zona, però dite se facendo che roba lei, magari facendo una critica o un'altra, vengono una roba un po' legnose e lagnose. Allora dite, proviamo a fare un altro di spirituale, dove che ho incrociato disegni le nostre sculture in una maniera più vasta, più intelligente e anche più profonda. Ecco, una roba interessante invece che mi piacerebbe un po' Lines Candai con te è il fatto che in realtà si tratta di religioni diverse, in tal senso che comunque il sentimento loro religioso è diverso dal nostro, no? Più occidentale, più magari reaz, ariz, dell'inglese, eccetera, eccetera. Loro l'hanno più quasi naturale, se così si può dire, no? C'è molto queste diverse religiosità possono arrivare a coincidere e entrare in contatto fra di loro. Ho stento baiando comunque di cristianesims, anche se sono tec diverse, no? E la fonte di contatto con me è l'intenzione, cioè l'intenzione di fare una vita disegno corretta, di cercare di avere una vita morale ma non moraliste, quindi di avere una coscienza in pochi sparauli. E questa si lega sul fatto di avere una fonte disegno di ispirazione, che può essere in scritture o una lettura di un santo, un altro che ti dei una viaggiatura, un entusiasmo, e cercare di latte vite prima di partire con la giornata con un proposito di comportarsi in qualche maniera bene, o comunque di lasciare persone scontenti, ecco. Che stock musicale l'attenzione è stata trasmettuta in testa radio di Giamaica, no? Ecco, c'è significato, secondo te, un progetto in lingua furlane che arriva a transitare anche su queste semitense straniere? Intanto è uno dei prince cast anche per lingue italiane, perché là di solito passa il nome a robe giamaicane, quindi disegna le una grande viaggiatura nelle nostre lingue, un primo approdo anche delle nostre lingue, che è passato sia lei che in Inghilterra. E mi ha fatto riscuviarci anche un evore l'importanza della radio, perché tu un paese dove che anche internet non è così sviluppato, la radio diventa la televisione dal puesto. Robe che qua invece la radio è quasi un secondo plan rispetto alla TV o anche rispetto a internet, no? Quindi è stato un evore importante
oltre che per riscoviarci l'importanza della radio, anche per il furlampa, cioè che per prime volte arriva là un posto là che non l'hanno proprio mai sentito. Andiamo ad ascoltare come che stock DJ Tubet e Mike Luz. Are you going to think I'll give thanks and praise to the Most High of the Almighty? Yeah. Mike, you listen to Jamaica alongside DJ Tubet the Italian. Yeah, yeah, yeah. See, I think me DJ. Original DJ Tubet, that's going to be Kikuma. Yo, yo, me tell them. Every morning as me rise, me have to praise Jah. Before me touch the road, take out me Bible and read up to scripture. Before me touch the road, me have to make sure me reason with the Father. Before me touch the road, I blow me weapon, me no left in no way round, yeah. Anytime me a do road, Jah him a me guide and me protector. Him a protect me from all of these dangers. Me surrounded by a whole leap of stranger. Pan the back, me feel you a fi bad like Lone Ranger. Them crucified Jesus, sell him fi 30 pieces of silver. Sell out Gavin, shot Bobby in a Jamaica. Kill Malcolm X and Martin Luther. So me put me life in the hands of the Father. Every morning as me rise, me have to praise Jah. Before me touch the road, take out me Bible and read up to scripture. Before me touch the road, me have to make sure me reason with the Father. Before me touch the road, I blow me weapon, me no left in no way round, yeah. Grande che mi nebbia, fino a perdere il respiro. Quella che ascolta, piange e sorride. Vastità che ammiro. Che sia donna nella musica vera, poesia della sera, festa che dura fino al mattino. Fare l'amore fino a fare casino. L'applauso di chi mi è vicino. Al silenzio di un ritiro. Primavera che nasce, bellezza a cui mi ispiro. Sento che non si placca, vale più di un zaffiro. Una stella che non è sole, brilla con altre vicino. Quindi mille strade per un unico cammino, yeah. Every morning has me rise, me have to praise Jah. Before me touch the road, take out me Bible and read up to scripture. Before me touch the road, me have to make sure me reason with the Father. Before me touch the road, I blow me weapon, me no left in no way round, yeah. E questo è DJ Tubet, che è il nostro ospite qui nei studi Rai di Udine, che è il suo ultimo progetto musicale, che è stato fatto proprio con un cantante di Giamaica, che si chiama Mikey Luz. C'è chiatti al DJ Tubet di analogie, di zin, no? Tra la Marilang e il patois, che dopo è la lingua un po' che è inglese misclicciata, di zin, così, che si fa vedere in Giamaica. Sì, la loro Marilang, tra virgolette. Beh, l'affinità la a livello di sonorità, specie se tu le chianti, qui accento come che le chianti in loro e va un evore mior dal italiano. Difatti la strofe che ven dopo che è in furlano l'hai registrata tic e tac, invece te che in italiano è dovuto dai dai e dai, perché tali sillabi si usano, le parole che corin, alle sempre più fatture per italiano, oltre perché che non è la melenghe, ma proprio perché strutturalmente non arriva a svicinarsi ai tronchezzi di zen che ha la loro lingua. Allora, Kumo, si colleghi al telefono con Elena Fabbro, che si è laureata in comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni, si è laureata all'Università del Friul, e dentro le sue tesi di laurea specialistica ha fevelata anche del Chanchon Rap in Friul, e ha fatto un foro di Zin con un'intervista proprio da DJ Tubet. Fabbro, benvenute. C'è relazione Ise fra la picciola Giamaica e il picciol Friul? Io ho analizzato i casi perché allora è tanto importante per me. Fabio dice te globalità, te globalizzazione che è come tal mondo, une località come per esempio il Friul o le Giamaiche arrivi non solamente a emergi ma a venire in contatto e a creare qualche avi di speciale cui stessi messaggi dividus da un oceano. E secondo me la forza delle musiche e la forza delle lingue e delle sonorità a può far sì che questo a voi succedi anche in un mondo così globalizzato. Ecco, Fabbro, Leng, che praticamente diventa una specie di elemento comunicante di un point di Zin, no? Che li smetta d'um. Un point formato di lingue, di culture, perché io intervistando DJ Tubet ho scoperto che le culture di una piccola località come che friulane, di una minoranza, stava strente e lui ha cominciato a lasciare a Tor e ha chiattato con le comunità giamaicane gli stessi messaggi, gli stessi valori con Vinnochi.
chi si è nelle grandi forze, nelle grandi forze delle lingue, delle musiche e delle culture. Elena Fabbro, lei ha un po' studiato che sarà parte, no? Come che vi dite. Questa non è però la prima collaborazione internazionale di Tubet. Un'altra si è fatta con un cantante dall'Iran, no? Ecco, un vestito. Sì, in che caso c'è collaborazione in estate? Secondo me in che caso le collaborazioni d'estate in timo più profonde, perché non ha un nome mi tutti in contatto due slang differenti e due mondi così distanti, ma anche temporalmente stato un contatto tanto importante, perché che in queste collaborazioni DJ Tubet ha potuto inserire schiaracciule e maracciule parissale al medioevo, un'evore in daur e la rindude attuale. Quindi anche il livello temporale è stato sottolineato in queste collaborazioni. Il fatto che un cantante furlan alle di acere collaborazioni di Zing Antal Foresta, ecco, può rappresentare un modello per le nostre musiche? Varetti rappresenta un modello. Io mi auguro che diventi le regole, le norme, perché la collaborazione a crea culture, a crea novità. Se un arresto leato nome a ce che l'ha fatto in cumò, non si scoprirà mai niente di new. Tu bet che l'hai entrata appunto in questa tesi di laurea, c'è fiat fase in tanti entrati in testa. È un fiat mastodontico, specie con che si va alla presentazione. No, mi ha dato anche maniere di mettere in ordine, di riflettere bene ce questo facente e di tirare la sfida un po' più in alto. Quindi di dire che il cale ce che fatto in cumò, che appende un coc e vedendo là che può arrivare. Quindi mi è servito anche a livello psicologico, diciamo, per chi appagnava forza per tornare a partire, in un certo senso. E che stiamo tanti iraniani ci abbiamo dovuto conosciuto? Che lo hai conosciuto in Friuli, prima che Alessi ha studiato in Scozia. Lei è un personaggio che balla anche breakdance, che si impegna in evore, che studia medicine, e l'hai conosciuto appunto all'interno del movimento hip hop. E gli dite facendo un altro slang, perché che cali slang si sa mai in un'evora in modi pui. Col farsi, no? Esatto. No, come saludini intanto Fabbro, Elena Fabbro, la si intorna al suo lavoro, grazie per essere stata con noi. Grazie, a te. E la saludini con gli snotis, proprio di che sprogetta con Navid Freedom, che si chiama Future Generation. آره آره همینطوره مثل یه ستاره قوان داره نور رو میبینه آره آره همینطوره مثل یه ستاره آره آره میگم من تو دستم یه گل سفید میبین بچه ها به یه سول سهید میتونم برسم و یه پیششون باشیم به درد چگر نه میخوریم رو این زمین تو میبینی حالا به کجا رسیدیم این روزا ملفه که چیه آ فقط پول و بطلا حالا بس سن نصاب خوش شده از آیه تس سر از صحی از صبح تو شب حالا ببین چقدر جلوتر میتونیم بریم اگه یه خود کمک تر بکنیم دوستامونو و همه ملت ببینی خوبی رو در همه انسانیت دست تو دست و دست توی باغ یه دونه هدف که باشه بهتر از خاک از کوچیکی به روزی که خودش را بره از جوونی به روزی که خدمت بکنه یه دونه هدف که باشه بهتر از خاک با کسی بره تد چنچ سکوچ یه دونه هدف که باشه می سی سول ما تو پولیس دا مور سنو تو ستاس بین به سول یه دونه هدف که باشه بهتر از خاک با کسی بره تد چنچ سکوچ یه دونه هدف che voce mi sei sol ma tu puoi dis d'amore se no tu stas ben yo, sol ti disse avessi un fei vares già insegnato tot l'amor che sempre vuol per veretat un cloud che sta in fure lo batte in dissicur cir di no pleati se tu as un gioc pur diventa te senza sbagliati frot scamp ed è comoditat che well indati metta amore lusta al dubbio di un istante no risposti domandis d'ignorant di grant tu fa sarà sal di grant obleata che se chiama minaccia in ce voltati tanti esempi di un che si migliore è il motor de vite che a noi è fuori non puoi pensare che ti plasi le vecchiae talci di norio ti do i gionde che te vai io non ti dis di tu la calve nel fan non ti affibare si ranghe anche in tempi fan io tu ne hadaf che vuoi scevere tara scoc bocchi si veretat trench e scotch io tu ne hadaf che vuoi scemi sei sol ma tu puoi dis d'amore se no tu stas ben be sol io tu ne hadaf che voce bettare a scotch bocchi si veretat
change scotch. Jedu ne hadav ke boshe mi se sol. Ma tu puoi sta mo. Navid Freedom e DJ Too Bad per questa Future Generation. C'è differenza ise fra questa canzone e che ate, oltre ovviamente gli aspetti musicali che io capì, insomma, che erano okay. Musiche diverse. La differenza è tematiche. Una è analizza di zen la spiritualità, la mia idea di spiritualità che di Mike Luskist, invece te dis c'è po' di non la sai, le prossime generazioni, quindi è quasi una canzone che vada a tocchiare la pedagogia. E l'analogia è sempre che uccir sempre di al di ver, ma anche non vuoi di al di profondo, ma insomma di no contare l'uagnis, ecco. E con Navid Freedom, che tipo di lavoro è stato fatto? È stato un lavoro di viars, perché la canzone di prima è stata creata al ritmo in Giamaica, mentre che il callo l'hai creata a Nemis insieme a lui. È stata veduta anche quale musica popolare, in tal nostri casi a Racciole e Maracciole, poteva semeare a una musica persiana. Difatti, dopo il campionamento di Schiaracciole, invece anche le musiche persiane. Quindi, è stato fatto questo imbroglio per non far mai capire dove fosse anche a livello musicale. Quindi è stato costruito dotatore, disegno un estiale che potevi continuare le due musiche. Qui al chiante in farsi e tutto il chiante per furlan. Esatto, esatto. Anche il farsi in lingua è un evore antiche, un evore diviarsi dall'arabo, manco il par 400 lettere. Quindi anche riscuviarsi queste lingue, che è stato difficilissimo, anche metti su YouTube la trascrizione, perché che si ha dei problemi sul computer, un'altra roba con scuviarsi, perché che in lingue che crea problemi, perché che viene riconosciuto come lingua araba, ma non è. Quindi per fare le grafiche, se vien mateato un casino, volevi quasi clamare l'ambasciata per dire che light, che è il grodei, e dopo viene risolta, sono di poca, insomma. E c'è la porta su chiatta fra la musica tradizionale furlana, ovviamente, dunque gli svilottis, e il freestyle, il reggae, e dunque che genere musicale che tu dopri se tu usi, insomma. Dicen che l'analogia è stata chiantilene, anche se è diviarse, te regolarità dal viars e te ripetitività, tal che un ritmo, un pedal, quindi le note fondamentali, e ricamassore con pochi snotis. Questa è una base popolare che si chiatte per tutto il mondo. Quindi, come sempre, il rap non è una nuova invenzione, raga o ragamuffin o reggae non è una nuova invenzione. O stai sempre tirando ciò che già ven disegno tal corpo, vorrei dire, ciò che ven già dal nostro movimento ancestrale, che è comune, qualche don con un accento, qualche don con un altro, ma è fin. Si ha sempre nel chiantilene. Un'altra roba fondamentale è che se tu senti sta ba un giamaican, tu senti che hanno sempre che enfasi di viarsi di nuovo, puoi sforzare, sembra quasi che si tirin sempre, no? E non vengono nel cantilene anche nota al tabaià, che mi tutto in musica diventa più forte, ma è la cantilena del tabade di un popolo alla fine. E a proposito di collaborazioni internazionali, queste dos che vengono analizzate in queste puntate ovviamente non sono le uniche, no? Tu hai già inviato e ti sproietti in passato. Ho fatto due lavori con un francese, uno sto aspettando di fa, e anche sto aspettando di metti in vore un con un tedesco. Quindi sto girando planco anche di fa l'Europa, tra virgolette. Sì. Invece con Mikey Luz tu girerai un video? All'onda? Sì, o pensi che si farà anche che il miez e miez, che lui lo farà là e io qua in qualche maniera, anche in modo di capire come conviene di realizzare. E dal vivo non si chiatterai mai? Anche mo che non lo sai. Lui come è in Inghilterra per un periodo. Allora, grazie di essere stato con noi. Ringrazio anche Arianna Zani che ha curato la regia e Ugo Nicoletti per parte tecniche. Restai su Rai Radio 1, buone giornate. Di Oscar Puntel. I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.